ti schianchi. Come faceva a sapere che ero io? E lei è quello dei problemi tutti i giorni, no? Tutte le sere. Si ripresenta in maniera cogente un problema di liquidità. Sì, significa che non abbiamo soldi per pagare i fornitori. Non so cosa significa, grazie. So leggere. Quello che non leggo qui è come risolvere il problema. Ma la soluzione non c'è, ragioniere. Dobbiamo inventarcela. Quanto ci serve? Banca ha sempre deposto l'etica al profitto. Scusate, la vogliono al telefono, è urgente. Si faccia lasciare il numero e il nome e richiamerò. Dice di essere ragionier Botta. Perdona, Eminenza. Una chiamata di lavoro importante. Prego. Ragionier Botta? Sì. Domani? Sarebbe inusuale, bisognerebbe aspettare che i versamenti fossero... No, no, non sto dicendo che... Certo che mi ricordo. No, la prego, non si alteri, ragioniere. Mi mandi schianchi domattina e provvederemo. Meglio parlargli di persona. Ma stia tranquillo. Stia tranquillo. Arrivederla. Arrivederla. Un po' di tempo, ma alla fine mi sono laureato. C'era anche il senatore Crusco, dovevi vederli. Avevo delle cose da fare qui. Problemi? No, nessun problema. Ordinaria amministrazione. E con i fornitori? Tutto sistemato. Vedi, Ernestino, questo è quello che mi è sempre piaciuto di te. Tu non porti mai problemi. O se porti un problema, porti anche la soluzione.